Bentornati Divine Divine a questo appuntamento di Tarocchi Interattivi. Oggi voglio occuparmi di un messaggio che vuole recapitarvi proprio questa persona che amiamo. Allora, un messaggio dal nostro femminile, dal nostro maschile. Non farò una stesa unica proprio perché ognuno prenderà quello che sente essere rivolto verso di lui. È un messaggio che viene canalizzato dagli angeli, quindi chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa. Nel frattempo vi invito a mettere mi piace e ad attivare la campanella se ancora non l'aveste fatto. Allora, chiediamo ai nostri angeli che ci canalizzino un messaggio che vuole darci il nostro lui o la nostra lei, il nostro che può essere anche anima gemella, anima karmica o proprio fiamma gemella. Allora chiediamo veramente che ci sia questo intervento degli angeli per farci recapitare un messaggio. Allora, il messaggio, quello che ci vuole dire, lo vediamo in tre parti distinte. Allora, vediamo che cosa ci dice questa persona che amiamo, fiamma o ecco già, anima gemella, anima karmica. Allora, qua ci sta dicendo che c'è la costruzione di palazzi, sta costruendo qualche cosa che riguarda la vostra relazione, è all'inizio, quindi c'è ancora un inizio di costruzione. O come ogni cosa, la costruzione non può essere semplice, non può essere liscia, non può essere fluida, ma sta procedendo, ci sta dicendo che la costruzione è in atto. Vediamo un po'. Rigenerazione. E questa costruzione sta avvenendo grazie a un processo di rigenerazione che sta affrontando in questo momento. Quindi c'è costruzione, c'è rigenerazione, c'è benessere. E c'è yin. Vediamo, vedi che praticamente in questa stesa c'è sia il maschile che il femminile. La costruzione materiale è il maschile e ricordiamoci che il maschile è interiore, non facciamo alcuna separazione, non vorrei che voi capiste questo, assolutamente. Il maschile e il femminile sono interiori. Quindi io quando parlo di maschile non parlo solo della vostra controparte fisica, parlo proprio del vostro maschile interiore, stessa cosa per il femminile. Quindi non c'è separazione, c'è unione. Quello che io dico è proprio rivolto ad ognuno di voi, sia per il maschile che per il femminile. Quindi vedete che qua c'è unione tra femminile e maschile e in mezzo cosa c'è? La rigenerazione. Quindi qua c'è una situazione di benessere e di rinascita. E sappiamo che in questo periodo è proprio un periodo di rinascita e trasformazione. C'è davvero una situazione di nuova vita che parte da una situazione. Situazione di forte consapevolezza dal punto di vista del femminile e di forte consapevolezza del maschile che sta mettendo in atto questo suo femminile. Quindi in realtà c'è già unione, unita da rigenerazione. Allora andiamo a vedere un attimo qualche specifica su questo. Allora, attraverso le nostre carte, i nostri tarocchi, quelli tradizionali, poi andiamo a vedere. Oh sì, allora vediamo un attimo che cosa sta costruendo. Sta costruendo qualche cosa riguardo all'azione. Qua c'è un cavaliere di bastoni, un'azione basata sull'amore, sul desiderio e c'è anche proprio l'elefante di spade. C'è proprio l'intenzione di dare inizio a questa nuova appunto costruzione. Allora andiamo a vedere un attimo come. Sì, perfetto. Qua c'è veramente l'utilizzo di varie metodologie per costruire, quindi in realtà c'è una pluralità di costruzione materiale. Cosa vuol dire? Che sta cercando diverse vie per costruire, sta cercando diverse risorse per costruire. Potrebbe anche essere che sta cercando una base solida per poter costruire con voi. Quindi questo è il fondo mazzo. Allora, andiamo a vedere ancora qualcosa su questa costruzione. Cosa sta costruendo, cosa sta facendo attraverso questa costruzione. Qua ci parla di veramente di azione, un maschile che è totalmente immerso nell'azione. Sia il fante che il cavaliere ci parlano di azione. Allora, sì, perfetto, sì. Che cosa vuole andare a costruire? Vuole costruire veramente la pienezza del suo amore e lo sta facendo con la potenza del suo maschile ormai ritrovato. È un maschile ormai ritrovato, risvegliato e assolutamente in atto, che sta già agendo. Come fondo mazzo c'è questo 4 di coppe, quindi sta agendo per la materializzazione del suo amore. E quindi vediamo ancora qualche specifica su questo, però lo farei magari con i tarocchi dell'amore. Quindi vediamo di specificare. Chiediamo ai nostri angeli una specifica su questo.
Quindi ci sta dicendo, il messaggio è questo, sta dicendo io sono in una situazione di trasformazione, sto costruendo, il femminile è pieno in me e c'è unione, quindi sto costruendo, ti sto venendo incontro, ti sto cercando di, sto cercando proprio di compiere azioni perché sono il mio pieno potere per manifestare questo amore che ci unisce. E infatti c'è veramente questa unione d'amore, ma anche fisica, il bassetto di bastoni, l'incontro, la condivisione fisica di questo amore. E come base, sì, come fondo mazzo c'è proprio il 4 di coppe, l'abbiamo visto, il 4 di coppe è proprio la materializzazione dell'amore. Vedete quanto si confermano queste carte. Allora andiamo a chiedere ancora una specifica su questo. Andiamo a chiedere una specifica su questo, perfetto, sì. Eh beh, sì, certo. Allora, c'è il 7 di coppe, che qua ci parla di un equilibrio, l'equilibrio tra il volere e il fare, quindi è ormai una persona in equilibrio. E cosa sta pensando? Sta mettendo in atto questo amore che ancora, diciamo, fino a questo momento è stato alla luce della luna, lo dico sempre, la luce argentea, non è un sole che veramente mette luce e mette concretezza a questa situazione. È ancora una relazione che avviene sotto la luce della luna, quindi dello spirito, ma lui sta mettendo in atto tutto, quindi sta cercando veramente di trasformare, cioè la trasformazione, la costruzione di un qualcosa che ancora adesso è a livello di spirito. Ecco. Allora, chiediamo ancora una specifica su questo, se mai ce ne fosse bisogno. Ormai abbiamo veramente, ci sta veramente dicendo tutto quello che sta facendo, sta costruendo e sta lavorando per noi. Quindi lui ci dice che è una persona, ormai ha capito tutto, ha capito che cosa desidera, è arrivato alla saggezza grazie all'unione col femminile, alla saggezza dell'anima. Quindi, essendo anche il Papa, lo dico sempre, è colui che detiene il potere temporale anche, non solo spirituale, quindi c'è anche qui unione tra spirito e materia, e lui è spinto da tutto questo, proprio dall'energia della materializzazione. Lui ormai è nell'energia della costruzione, materializzazione. Perfetto, andiamo a vedere invece una specifica su quanto riguarda proprio questa rigenerazione. Allora, chiediamo ai nostri angeli che ci dicano qualcosa su questa rigenerazione che sta avvenendo, e sta avvenendo veramente in maniera già concreta. Allora, questa mia partita, perfetto. Allora, la rigenerazione avviene proprio con la pienezza di una diciamo la pienezza della concretizzazione. Qua sta dicendo che sto costruendo, mi sto rigenerando, ma mi sto rigenerando anche proprio dal punto di vista concreto, fisico, e questo comporta proprio anche della solidità. Lui si sta rigenerando, sta cercando di trovare altre soluzioni, diverse soluzioni per materializzare, e anche appunto attraverso proprio magari anche la sicurezza economica. Quindi sta cercando proprio di dare concretezza a questo amore anche attraverso una sicurezza economica. Allora, sì, come fondo mazzo c'è il Papa, e quindi ci sta dicendo, sì, io perseguo il materiale, ma ricordati, ci sta dicendo che ho anche proprio la saggezza dell'anima. Allora, andiamo a vedere questa rigenerazione, di che cosa ci parla ancora. Si sta rigenerando, probabilmente sta prendendo anche, diciamo, in considerazione nuove vie per vivere la pienezza di questo potere di concretizzazione. Quindi probabilmente sta valutando diverse situazioni di lavoro anche, probabilmente. Allora, chiediamo ai nostri angeli una specifica su questo. Ok, oh sì, beh, certo, sì. Allora, me ne sono cadute tre, ma va bene così, perché la rigenerazione cosa consiste? Anche proprio nell'aver concluso dei cicli karmici con persone che stavano con lui precedentemente, quindi c'è proprio la conclusione di questi cicli karmici, ed è pronto ad agire, a mettere in pratica proprio con la forza dell'azione questa sua consapevolezza, per dare alla sua fiamma, alla sua anima gemella, alla sua donna, la sua amata, qualche cosa di concreto, perché lei è la regina proprio della sua vita totale, quindi non solo d'amore, non solo di pensieri, ma anche proprio concreta, è la sua regina in tutti i sensi. E infatti lui è un cavaliere d'amore, lui porta proprio in azione l'amore, questo è il fondo mazzo. Allora andiamo a scegliere le carte dell'amore, andiamo a vedere che cosa ci dicono anche riguardo a questo. La rigenerazione, che cosa comporta?
Perfetto, la rigenerazione comporta la pienezza dell'amore, vivere questo amore nella pienezza e quindi dare appunto avvio alla magia. La rigenerazione è tenere conto delle azioni e delle lezioni comprese proprio alla fine di questo ciclo. Abbiamo compreso e abbiamo imparato, quindi siamo pronti a proprio a dare vita alla magia, rigenerare, quindi ricreare un qualcosa di magico. Allora, andiamo a vedere invece che cosa ci dice questo yin, la presenza di questo femminile molto forte che ci sta dicendo è in unione con il maschile. Ormai ci dice io mi sto rigenerando e sono in quest'unione, sto costruendo grazie alla forza del femminile e ti sto venendo incontro perché ho tutta l'intenzione di manifestare questo amore e sto cercando tutti i modi per darti la sicurezza perché tu sei la regina del mio cuore. Questo che ci sta dicendo, questo femminile è una regina e l'abbiamo detto tante in queste stese. L'abbiamo visto tantissimo perché la regina è ormai, cioè la femminile è ormai regina, è anche imperatrice, quindi vedete che questo femminile è veramente fortissimo, un femminile consapevolissimo, la regina del cuore, la regina in tutti i sensi e quindi sta determinando le azioni. Guardate come si confermano le letture da una cosa all'altra. Comunque, allora, questo spinge proprio il maschile a intraprendere azioni di concretizzazione perché lei è la regina del suo cuore, non può farne a meno, non è una scelta. In realtà è una conseguenza logica, logica perché c'è anche il maschile, ma è una conseguenza proprio dovuta perché questo è il piano dell'anima. Allora andiamo a vedere ancora che cosa ci sta dicendo riguardo a questo femminile, un femminile regale, un femminile della regina di coppe, cioè quindi la regina d'amore. È totalmente innamorato, una regina del cuore. Voilà, certo, perfetto. E qua ci sono gli amanti. Qua ci sono gli amanti e quindi c'è proprio la ricerca di questo femminile, l'unione col femminile attraverso proprio anche la consapevolizzazione che ormai bisogna agire. C'è proprio consapevolezza di volere tutto questo. C'è una grande consapevolezza. Allora, andiamo a vedere ancora una specifica su questo, poi andiamo a chiedere ai tarocchi dell'amore. Allora, vi ricordo chiaramente che queste stese sono per tutti, ma nel senso che sono rivolte a tutti, non posso fare delle stese personalizzate. Se avete bisogno di approfondire la vostra situazione, chiedetemi poi un consulto in privato, proprio perché queste stese interattive le faccio il più possibile per dare una mano a tutti, però ovviamente non possono essere questa situazione, non può essere per tutti. Quindi quella che sente che è rivolta a lei o a lui, allora vuol dire che queste energie sono corrispondenti alla sua, quella che vibra con lui o con lei. Mentre se vedete che certe cose risuonano, ma non tutte, vuol dire che siete ancora, diciamo, in una situazione di sviluppo di questo cammino di fiamma. Siamo tutti in cammino, ovviamente, ma che c'è chi è più avanti e chi più indietro. Quindi, se vedete che non risuona, è perché non è totalmente per voi, oppure proprio non è per voi. Quindi, se volete poi approfondire, potete chiedermi un consulto privato. Allora, vediamo ancora una specifica su questo. E ricordiamoci che tutto quello che sta uscendo adesso lo possiamo riferire non solo al nostro partner, contro la nostra controparte fisica, ma proprio all'interno di noi stessi. Quindi se sapete che in voi c'è questa rigenerazione, questo maschile e femminile che sono in unione e quindi vi riconoscete in questa azione perché il vostro maschile, il vostro in voi sta cominciando proprio a mettere in atto tutto questo. Quindi se stiamo ancora aspettando che lo faccia lui è perché ancora non siamo in allineamento energetico con questa lettura e con questa situazione. Allora, eccola, finalmente sì, certo, qua c'è l'inizio di un nuovo ciclo d'amore, un nuovo ciclo d'amore che ormai non fa più parte del karma, questo è un nuovo ciclo di vita fisica e c'è il sole, quindi la riuscita completa, veramente c'è alla luce, viene portato alla luce del sole. Questo femminile, che è quella, la parte interiore, viene grazie a tutto questo desiderio, questo amore, questa regalità, viene portata alla luce del sole, quindi anche qua c'è unione tra maschile e femminile. Allora, andiamo a vedere ancora una specifica con le carte dell'amore. Ok. Ok, allora sì,
Benissimo, sì, perfetto. Qua c'è veramente la consapevolezza di voler materializzare, c'è proprio l'azione di materializzazione cosciente e perché c'è veramente, qua c'è un regina di coppe, re di coppe. Qua c'è veramente un ulteriore segno di azione e di unione. Quindi unione tra il maschile e il femminile, siete entrambi regine e re di coppe, d'amore. Questo è meraviglioso, quindi c'è veramente un ribadire quest'unione meravigliosa che sta vivendo sia il maschile che il femminile, quindi voi stessi anche, non solo, appunto, ripeto, come controparti fisiche proprio all'interno di voi stessi. Allora andiamo a vedere cosa ci dice su questa stesa l'arcano maggiore. Allora, vediamolo. Aspetta, non voglio mettere disordine. Oh sì, questo c'è l'intervento divino. Ricordiamoci che con tutto questo, cosa ci sta dicendo? Che quest'unione tra maschile e femminile c'è rigenerazione, ma c'è l'azione del divino. Quindi qua, questa in realtà è il piano dell'anima che si sta dispiegando. Noi in realtà siamo già uno a tutti i livelli, meno che questo, perché questo è il livello della separazione della materia. Noi percepiamo illusoriamente di essere separati e quindi stiamo dando sviluppo nel tempo e nello spazio è un qualcosa che già esiste. Ricordatevi che siete già uno, non c'è separazione, è solo una percezione, e la percezione avviene nella mente. Quindi nel momento in cui c'è l'ego che diventa unito al femminile, il maschile diventa unito al femminile, l'ego diventa capace di agire in base all'anima. Quindi non c'è più un ego che vince per se stesso, c'è un ego che vince perché vince il piano dell'anima, e questo è proprio il piano dell'anima. Questo ci sta dicendo che stiamo svolgendo il piano dell'anima per renderci conto che siamo uno, non arrivare all'uno. Quindi mi raccomando, attenzione, noi non stiamo cercando l'unione, noi siamo già uniti, ma dobbiamo arrivare a percepirlo grazie alla percezione dell'anima unita alla consapevolezza dell'ego. Quindi anima e materia si devono compenetrare, maschile e femminile si devono compenetrare per poter vedere che siamo già uno. Quindi mi raccomando, c'è l'aiuto del cielo, c'è l'aiuto del piano dell'anima che ci sta dicendo questo sta avvenendo perché l'abbiamo stabilito. Siamo un uno che deve essere percepito anche in questa dimensione di separazione, ed è questa proprio la sfida che ci attende, sapere di essere uno e non percepirci separati. Quindi sta avvenendo tutto questo perché le percezioni, il nostro ego sta in unione, sta collaborando con l'anima, e quindi cominciamo a vedere i segni dell'unione. Se ancora non vedete segni di unione, perché c'è ancora un ego separato dall'anima, ecco, cioè dal cammino dell'anima, c'è ancora un pochino di lavoro da fare, ma non buttatevi giù perché già l'unione è accaduta, mi raccomando. Allora, vediamo un po' l'energia del, eccola lì, l'energia della dea. Sì, vediamo qua. È la sicurezza, diciamo la protezione. Noi abbiamo un'anima che ci protegge, ci garantisce protezione, e quindi da qui germoglia proprio la vita del piano dell'anima. Questo è meraviglioso, questo che sta accadendo. E poi c'è ovviamente l'energia degli astri che ci dice cosa, quale energia sta avvenendo in questo momento. Adesso spero che si veda ancora tutto perché sta diventando un po' buio e non ho acceso la luce. Allora, vediamo un po', perfetto, il Sagittario, la forza del fuoco, la forza dei mondi spirituali. Il Sagittario è dominato sia da Nettuno che da Giove, e quindi a questo punto c'è veramente il Sagittario, quello che riguarda le credenze, i piani spirituali, le conoscenze superiori, e quindi qua c'è veramente un supportarsi di queste carte l'una all'altra, l'intervento del divino, la protezione del divino che fa germogliare questa azione, quest'unione, e c'è proprio la forza dei mondi superiori che ci domina. È meraviglioso. E come ultimo vediamo il messaggio concreto degli angeli, poi ringraziamo i nostri angeli perché ci hanno detto delle cose meravigliose. Allora,
E poi vi invito a guardare proprio le stese che ho fatto precedentemente, perché si parla proprio delle sfide che sia il maschile che il femminile stanno affrontando. In questo momento ci dà un'idea generale di quello che sta accadendo, ma le sfide poi sono quelle, il femminile interiore e il maschile interiore devono affrontare ancora delle sfide, perché il momento di cambiamento sta accadendo in maniera pazzesca e ci sono tensioni, quindi tutto questo sta già accadendo. Ovviamente ci sono le tensioni di cui ho parlato nelle stese precedenti, quindi vi invito ad andare a rivederle. Allora, la scatola di Dio, scrivi tutte le tue preoccupazioni, i tuoi timori, i tuoi desideri su un foglio di carta che metterei in uno speciale contenitore chiamato scatola di Dio. È un modo per andare, per lasciare andare e permettere al Dio di aiutarti, quindi è un po' mettere il servizio, quello che desideriamo, al servizio di Dio. Quindi anche qua unione tra spirito e materia. Vedete che meraviglia come le carte si supportano l'una l'altra. Allora, io vi ringrazio, vi do un grosso bacione e vi invito alla prossima stesa, al nostro prossimo appuntamento.